Buongiorno a tutti, bentornati, eccoci qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Benvenuti in diretta, sono le 12.30 di oggi, mercoledì 7 marzo 2018, e ve l'abbiamo già detto mercoledì scorso, stiamo facendo un avvicinamento a una data importante, quella del 16 marzo, quando inizierà un workshop a Milano che parlerà di startup, ma soprattutto che validerà le vostre startup. Abbiamo visto nel discorso cosa vuol dire. Adesso poi facciamo un piccolo ripasso con il nostro ospite, che è il community manager, leading operation manager. Adesso poi ci dirà bene lui che cos'è, Andrea Romoli, di Lean Startup Machine. Ciao Fabio, buongiorno a Ciao tutti, Andrea. grazie per l'invito. Leading organizer, giusto? Leading Quindi insomma sei organizer, sì. colui che ha L'organizzatore. organizzato, Sì, nel vero senso. l'organizzatore per il chapter di Milano del workshop Lean Startup Machine. Allora, ricordiamo velocemente che cos'è Lean Startup Machine, è un metodo, Sì, è giusto? una metodologia, Lean Startup, è una metodologia che è stata creata in America da due imprenditori americani, Eric Ries e Steve Blank. Dopo anni di esperienza, hanno deciso di ufficializzarla ed è una metodologia che sta alla base di startup che sono diventate famosissime come Uber, Airbnb e Dropbox, per cui è una metodologia che funziona tanto per È intenderci. il metodo per capire se la nostra idea, che è valida o non valida, non è tanto importante se è valida o non valida l'idea, ma è come poterla portare poi a renderla realmente Esatto, un'azienda, una startup, no? come Cioè, validare la propria idea. insomma, come dire, naturalmente di Airbnb, chissà quanti hanno avuto l'idea di dire, ma sì, affittiamo la casa quando non ci Esatto. sono, la camera in più che ho, però solo una poi di Airbnb, Esatto. perché ha fatto tutto un processo di validazione, appunto, dicevi, Esattamente, giusto? un processo di validazione. Cosa succede il 16 e il 18 marzo a Milano? I partecipanti arrivano presso la sede di Sensei, che è la società che ci ospita durante questo weekend. Arrivano intorno alle 18 di venerdì. Dopo un momento di acclimatamento, fanno un loro primo pitch in cui presentano il problema e la possibile soluzione che hanno, e vengono votate, le idee vengono votate, ci si divide in team e, seguendo la metodologia Lean Startup, si arriva la domenica sera a presentare davanti a una giuria quello che viene chiamato Minimum Viable Product, quindi qualcosa di concreto, possibilmente concreto da presentare appunto davanti a una giuria che valuterà appunto le idee e assegnerà tre premi ai tre team che arrivano nei primi tre posti. Ecco, stavo guardando appunto qui, stiamo vedendo proprio in questo momento il programma, un Sì, programma fittissimo, molto fitto, sì. dalle 6 del pomeriggio appunto di venerdì, poi diciamo che ogni quarto d'ora quasi succede qualcosa, Sì. mezz'ora più o meno, poi si riparte il sabato mattina Dalle alle 9 del 9 mattino. alle 21 sabato. E poi la domenica dalle 9 alle 18, sperando di essere appunto in tempo, stando dentro tutto, come dicevi tu, una timeline molto, molto Veramente. densa. È un workshop molto intenso, però che dà senz'altro porta dei risultati e fa imparare la metodologia ai partecipanti e piace molto perché è molto pratico. Ecco, questo infatti è interessante. Il fatto che appunto mi dicevi, si esce anche fuori Sì, dal out of the building, come dicevo, no? ci sono Ecco, delle fasi l'ho che si imparato. chiamano get out of the Get building, out. per cui fisicamente i partecipanti escono dall'edificio, dall'aula, dall'edificio e vanno in giro a fare domande per avere un riscontro immediato se la loro idea può essere validata o meno. Guardando sul vostro sito, ho visto che c'è una parte che si chiama The Mentors. Sì. Chi sono i mentori? I mentors sono dei professionisti che utilizzano giornalmente la metodologia Lean Startup, hanno fatto un test per cui sono certificati da Lean Startup Machine e che durante il weekend fanno il cosiddetto give back, cioè loro hanno acquisito le competenze sulla metodologia e volontariamente condividono la loro esperienza con i partecipanti. Quindi fanno il cosiddetto, appunto in America è il cosiddetto give back, chi ha acquisito competenze, ha avuto successo,
successo, ridà qualcosa indietro, in questo caso appunto condivide la propria esperienza con i partecipanti aiutandoli durante il workshop. Allora, prima delle 16 noi avremo ancora un altro incontro, se non sbaglio, quindi magari, anzi, la prossima volta magari entriamo un po' nel merito di chi sono tutti i vari mentors, perché poi oggi diciamolo, abbiamo poi un ospite che fra poco ci raggiungerà telefonicamente, ma dacci un'idea appunto di questi mentors proprio a grandi linee. Stiamo parlando di professionisti che operano in che campo? Operano in campo digitale e sono esperti di startup. Il nostro ospite che è pronto? Non lo so, vediamo. No, no, non no, ok. No. tutti cercano Andrea in questo periodo, immagino. Sono no, io dico alla regia appunto che appena poi hanno l'ospite collegato, fateci segno che per me non c'è problema, so che tra 5 minuti dovremmo averlo collegato. Appunto, dicevi, sono professionisti e in che cosa ci aiuteranno man mano? Aiuteranno i partecipanti nelle varie fasi della metodologia, quindi li supporteranno quando sono in crisi e devono prendere determinati... Quindi ne conterò più di uno, nel senso, non avrò un unico mentore per tutto il tempo, oppure ogni fase avrò il mio mentore? No, sono 11 persone che sono a disposizione, tutte certificate, per cui conoscono tutte la metodologia e possono essere di supporto ai partecipanti. Tu questa metodologia la conosci bene, l'hai usata spesso e tutto. Quali delle fasi della metodologia ti attira di più e ti stuzzica sempre di più? Ma a me quella che stuzzica di più è quella, senz'altro, get out of the building, quindi uscire e fare le customer interview, le domande alle persone che incontri per avere un riscontro. È questo che mi piace. E poi la compilazione di quello che l'in startup si chiama Javelin Board, è un cartellone con il business model canvas. Ah sì, mi dicevi quel famoso metodo quadro di foglio ad hoc creato dall'in startup machine. Chi secondo te non può fare a meno di venire all'in startup machine? Senz'altro chi vuole mettersi in gioco, che ha un'idea nel cassetto, che vuole capire se può essere realizzata, start-upper che hanno un'idea, che vogliono, appunto, come dicevo, vogliono acquisire magari le competenze sulla metodologia, freelance, chi vuole anche passare un weekend diverso dal solito. Direi questo. Professionisti. Una cosa che dicevi l'altra volta, che è interessante, che mi dicevi: non necessariamente se uno ha un'idea, anche se non ha ancora, diciamo, la sua idea, venga, perché come dire, torna comodo poi, sì, no? può viene ad acquisire le competenze, a imparare la metodologia. Quando arriva può tranquillamente dire: io non ho nessuna idea, però vedo quali sono le idee che vengono proposte e mi aggrego a un team di quelli che vengono creati al momento. Ecco, in tutto quanti team più o meno di solito vengono creati? Ma dipende dal numero di partecipanti, io penso saranno una decina di team. Ok. Mi dicevi appunto qualsiasi tipo di, come si dice, campo merciologico, disparati, diciamo che l'anno scorso cosa avete avuto? Così dammi un po' l'idea di che idee sono state messe sul piatto. Beh, una è quella con cui che ci parlerà appunto Roberto, che ha vinto, le altre quasi tutte direi sul digitale, ecco, quasi sì, direi la maggior parte sul digitale. Ecco, allora dovremmo avere Roberto in collegamento, se non sbaglio. Allora, vediamo che ogni volta il telefono. Ecco qua. Sì, allora c'è. Se c'è un fischio, c'è Roberto. Abbiamo in collegamento Roberto Pezza. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. Ciao Roberto. Allora, siamo qui insieme ad Andrea Romoli. Allora, perché siamo collegati con Roberto Pezza? Perché è il vincitore dell'anno scorso. Scorso anno. Allora, spiegaci un po', hai vinto, con che cosa hai vinto? Allora, l'idea era di una soluzione che facilitasse il networking durante eventi e luoghi professionali. Oggi è un primo prototipo di app che si chiama Shaken, che consente di farsi conoscere durante gli eventi e luoghi professionali come co-working sul proprio profilo di competenze e un algoritmo che fa matching proprio su questo profilo competenze, non solo interessi. Ecco, è un'idea che avevi da tempo tu o era nata nei giorni precedenti o magari durante gli startup?
È un'idea che avevo, diciamo, 2 settimane prima, che mi è capitato di parlarne con amici sviluppatori che risiedono in un coworking, che poi sono entrati nel team di questa idea, che non erano con me all'in startup, e ho provato a lanciarla nel pitch iniziale il venerdì sera. Ecco. Dall'idea iniziale che tu avevi, insomma, hai dovuto validare man mano tutti i passaggi, hai dovuto anche magari cambiare un po' qualcosa oppure tutto liscio è andato? Allora, sì, ho dovuto cambiare ed è stato molto utile sulla ridefinizione del modello di business. Perché di app che fanno networking ce ne sono parecchie. Solitamente vanno su da profili generici, interessi non solo professionali, e su quello fanno matching. Dopo ci sono le app degli eventi che consentono a tutti di vedere i partecipanti, ma devo guardarmi una lista lunga di persone. No? Io ho messo insieme queste due. La validazione che ho fatto durante quelle 2 giornate e mezzo, che sono 2 giornate lunghissime, in cui magari si lavora tanto, ma la fatica è un dettaglio, perché c'è veramente un percorso di trasformazione, mi hanno consentito di mettere a fuoco il problema che durante gli eventi le persone che hanno obiettivo di fare networking poi si dimenticano, perché sono assorbiti dal contenuto dell'evento, perché magari non trovano subito le persone. Dall'altra parte c'è un'esigenza del chi organizza l'evento di capire cosa succede alle relazioni durante le attività che ha organizzato, e questo lo abbiamo tradotto in business model come servizio per gli host, quindi gli organizzatori, che sia evento o co-working, e alcune features stiamo implementando di notifiche, e stiamo pensando anche a sistemi di geolocalizzazione e prossimità tra partecipanti. Ecco, era la prima volta che facevi un evento del genere, nel senso, appunto, l'idea è anche abbastanza acerba, l'avevi appunto poche settimane prima e l'hai dovuta subito mettere sotto la lente, insomma, l'ingrandimento e cattiva anche dell'All In Startup, che ti ogni 3x2 ti chiedeva se stai facendo giusto, ti diceva anzi se stai facendo giusto o no. Com'è stato l'approccio? Sì, era la prima volta che facevo un'esperienza simile, devo dire che quando si usa la parola accelerazione questo è un ottimo caso. Un'altra parola che si ricorre molto nel mondo delle startup è il team, e grazie al team che, di persone che si sono aggregate sull'idea in quel momento, solo, che io solo, non conoscevo. Roberto? Come? Tu eri solo quando sei arrivato lì? Sì. Vedi? Però... bello, bello, quindi come diceva appunto Andrea, quindi insomma, oltre a fare un metodo hai anche capito poi un team. C'è ancora qualcuno che lavora nel team con te che hai conosciuto lì? Sì, dopo la startup quelli che erano presenti erano 4 persone compreso me, più i 2 sviluppatori a cui avevo una serata davanti alla birra parlato dell'idea. Ho detto guarda che abbiamo vinto, adesso ci abbiamo un team più numeroso, ci sono stati, adesso siamo in 4, da 6 siamo passati a 4, perché poi un grafico e un consulente avevano comunque priorità personali diverse. Ma devo dire che durante la 2 giornate e mezzo della Lean Startup io ho sperimentato veramente il beneficio del team, che sono persone che si sono proposte. E qui c'è, secondo me, la forza della formula, perché tu puoi proporre la tua idea, può essere votata, e poi quando c'è il momento di creazione del team, le persone provano subito unità perché sono legate all'idea. Cosa ti ha colpito di questa metodologia? Cosa ti ha colpito? Che lavora su più livelli, perché durante i 2 giorni ci sono state anche delle pillole formative. Io tra l'altro mi occupo di formazione manageriale e organizzazione per grandi aziende, quindi ho riconosciuto il vantaggio di avere piccoli momenti formativi quando serviva, quindi all'inizio sugli strumenti, poi quando arriva il momento di incontrare
di andare get out of the building, andare fuori dallo stabile, andare a incontrare i possibili target, come si fanno le domande di interviste, poi ancora i pillole formative sui business model. Quindi è un just in time dell'apprendimento. Andrea, tu insomma l'hai vista nascere questa app, hai visto appunto Roberto conoscere il suo team. Che cosa ti ha colpito del percorso di Roberto? Roberto mi conosce, sa che io frequento gli eventi di networking, per cui quando mi ha detto stiamo facendo una cosa simile, io gli ho detto: Roberto, voglio subito una beta da provare. Giusto? Giusto, Roberto? Esatto, infatti ci siamo avvantaggiati anche di intervistare Andrea per validarla. Beh, allora poi lo vedremo, beh, potrebbe diventare, beh, insomma, per una situazione proprio come l'Instant Machine così, anzi è un'app che insomma sì. Chiude il cerchio in un certo senso. Ma infatti no? Adesso lo possiamo dire, la testeremo durante il prossimo Lean Startup. Ah, potete darci questa anteprima? Giusto? Esatto. E avremo dei feedback anche dolorosi ma sicuramente utili sull'interfaccia, su mille altre priorità che potremo cambiare, no? Perché come dicevo prima, adesso abbiamo fatto l'algoritmo, una buona interfaccia utente, la base di competenze professionali su cui uno si può riconoscere, e poi il tema sarà la geolocalizzazione. Adesso vedremo che feedback raccogliamo dalle persone. Perfetto, Roberto, io davvero ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. Beh, quindi ci vedremo all'Lean Startup il 16. Anzi, Roberto farà anche da mentor. Ah, benissimo. Oltre appunto che a presentare l'applicazione come startup, come idea vincente dell'anno scorso, farà anche da mentor, per cui sarà presente in differenti orari dei 3 giorni. Qua, esatto, perché poi voglio aggiungere, è un'esperienza, anche se non ti nasce l'idea, non hai l'idea, è un'esperienza di aggiornamento professionale, perché io facevo già formazione su questo. Uh-huh. Oggi il metodo Lean Startup e i metodi agili sono diventati una parte delle mie competenze che uso nel mondo corporate. Per cui se non avete un'idea di business, non importa, venite lì che vi si gira la testa nella logica della startup. Ecco, dicevo, non c'è motivo per non esserci, sembrerebbe davvero, ogni motivo è buono per esserci. Esatto. Va bene, Roberto, grazie mille, grazie, davvero, buona continuazione, so che poi sei in giro tantissimo, sei spesso anche fuori dall'Italia, quindi siamo ben contenti che siamo riusciti a collegarci con te, e quindi ci vediamo il 16 qui a Milano allora. Grazie a voi, grazie. Saluto a tutti. Ciao Roberto, Andrea. Grazie, ciao. Beh, Andrea, devo dire che è veramente una testimonianza che fa capire che insomma il metodo funziona. Il metodo, no? Funziona. Come dire, insomma, funziona, il metodo c'è, ecco nella prova. Molto interessante questa cosa che diceva appunto, durante Lean Startup proverete questa app, quindi insomma è anche messa alla prova di nuovo, cioè non mollate mai. Cioè, No, poi lui è una persona appassionata, uh-huh, ama la sua idea, per cui vuole portarla avanti. Ecco. Ah, poi viene proprio dire proprio che, cioè, voi dell'in startup non li mollate un secondo, cioè anche quando comunque in teoria sarebbe finito il vostro ma continuate comunque a tenere sott'occhio. Ci fa piacere, spunto. Bene. Anche per creare dei case study che possono essere sempre validi per le future edizioni. Insomma, sono un po' tutti piccoli figli vostri, poi queste piccole idee, no? Immagino. Quindi, speriamo. Insomma, sono tutte, immagino anche, sei anche orgoglioso di essere stato lì a validare, appunto, certo, validazione dopo validazione, vederla, certo, e vederle crescere. Ricordiamo allora l'appuntamento, per bene Andrea, indirizzi, orari e luoghi. Esatto, da venerdì 16 dalle 18 alle 23, sabato 17 marzo dalle 9 alle 21, domenica dal 18 marzo dalle 9 alle 18, presso Sensei in via Lazzaro Palazzi 2A a Milano, in zona Porta Venezia. Saremo loro ospiti per il workshop Lean Startup Machine. Insomma, una
Menù molto ricco, abbiamo visto Molto ricco. prima, si parte il venerdì alle 6 e insomma si finisce alle 6 della domenica dopo, si va Esatto. giusto a casa per fare un riposino ogni tanto, ma insomma secondo me va a finire prima, poi fanno una 24 ore su 24 se vanno avanti così. Io vedevo un po' i dati, diceva sono fondamentalmente sono 6 workshop in tutto, no? Sì. Dice più o meno, Sì. delle presentazioni con 4 momenti get out of the building. Quanti mentor sono in circa? 11. 11 mentors, quindi 11 esperti, ecco, li possiamo vedere qui, tra parentesi, proprio dal sito Anzi, di... scusa, 13 mentor. Ah, 13 Sì. mentor, Se no adesso no, ero sono da aggiornare, 13. cioè No, sono da aggiornati, se eravamo 13, rimasti alla vecchia data. Insomma, davvero una grande squadra sì. che, diciamo, lavorerà in realtà per le vostre idee, Anzi, quindi per il questo, futuro mi no? piacerebbe aumentare le quote rosa dei mentor, Ah, perché in ok, questo momento c'è solo siamo a Silvia uno. d'Archivio. Mi piacerebbe aumentare le quote rosa per la prossima Chi edizione. potrebbe essere secondo te un prossimo mentor? Nel senso, non ti chiedo nome e cognome, anzi, magari se ce l'hai facciamogli una corte spietata, però nel senso, cosa dovrebbe portare? Dovrebbe conoscere la metodologia, aver avuto esperienza, e come dice il claim, aver avuto esperienza sia il claim dice fail fast, succeed faster, per cui avuto esperienza, esserci, magari avere anche fatto un fallimento, ma un fallimento dal punto di Fallisci vista. velocemente e fai successo più rapidamente, no? Il Sì, concetto è quello. esatto. Una persona che abbia appunto esperienza, che si sia sporcata le mani nel fare startup, per intenderci. Ecco, tu dicevi appunto che bisognerebbe aumentare le quote rosa nei mentors, invece credo che le quote rosa dal punto di vista invece delle startup così, quelle invece siano già Sì, belle eque, no? Credo. sono già equi. Sì, Allora, bisogna fare il passo successivo a questo esatto, il passo punto. successivo. Perfetto, allora io guarda, Andrea, ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Grazie come sempre, è sempre molto interessante. Ci vediamo La mercoledì mercoledì prossimo. prossimo. E per me vorrei conoscere un po' questi mentors, ti dico la Va verità. Vorrei bene. capire davvero che cosa potranno darci. E Certo. poi ci diamo appuntamento poi a venerdì quando insomma, noi sabato e domenica saremo lì poi a seguire, a vedere dal vivo e a Esatto. raccontarvi cosa succederà e a farvi ingolosire se lo siete venuti. Perché almeno torniate poi il prossimo anno. Andrea, grazie mille davvero. Grazie a voi, Ci vediamo grazie allora mercoledì a te. Ci prossimo. vediamo mercoledì Va prossimo. bene. Grazie Ciao. mille a tutti voi che ci avete sentito, seguito e che insomma sapete, potete commentare, potete contattare Andrea tramite i link che mettiamo sotto la diretta. Ve lo ricordiamo, mercoledì prossimo siamo ancora qui. Qualsiasi domanda scriveteci che noi gireremo tutto ad Andrea. Grazie mille, ci vediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News. A presto.